È partito? È partito. Continuiamo la conversazione con Giorgio Vitali e cerchiamo di rimettere l'uomo al centro della medicina. Oltre a essere al centro della natura, ma non perché l'uomo è e deve essere al centro della natura in quanto uomo, come dicono i preti, ma perché l'uomo ha la capacità di porsi all'interno della natura, di capire, no? Quanto la natura rappresenti lui stesso e Certo. quanto lui trae vantaggio nell'immedesimarsi con la natura, cosa che l'animale fa automaticamente, ma senza questa autocoscienza. Ci sono dei filosofi che dicono che questa autocoscienza dell'animale, essendo innata, va data per scontata. È vero, ma siccome noi abbiamo anche la capacità di sollecitare questa autocoscienza e di sollecitarla col pensiero, noi dobbiamo fare quell'operazione che è un'operazione alchemica di combinazione tra pensiero e capacità co di coscienza e di percezione per arrivare a quello che i grandi saggi hanno sempre chiamato la verità. Quindi perseguire comunque la coscienza, perché il pensiero non consapevole è un pensiero che non va da nessuna È parte. il pensiero di tutti questi che abdicano alla loro funzione medica, ma diciamo abdicano, è un discorso molto, molto vago perché questi non sono medici, questi sono automi che sono stati costruiti nelle università del mondo, che sono pagate, finanziate, create appositamente dall'industria farmaceutica per avere degli automi che hanno una mano che deve servire semplicemente per scrivere delle ricette. Che vengono loro imposte, no? Con dei nomi strani di cui non sanno nemmeno qual è la composizione. Certo, una signora anziana che io conosco e che ca ha capito questo chiama il suo medico lo scrivano, Esattamente. perché è l'unica funzione che gli vede svolgere. Esattamente. Ciò non toglie che non ci siano dei medici che attraverso una naturale gradualità hanno coscienze, livelli di coscienze diverse. Sarebbe assurdo che in un paese dove ci sono circa 200.000 medici non ci sia qualcuno che non sa, se non che sono talmente imbrigliati, no? Come il classico prete che ha capito tutto e non può dire niente perché sennò perde le prebende, prende i soldi e la Chiesa lo accusa delle peggio cose e lo caccia via, dopodiché dove va a predicare? O è un eroe, e ci sono tanti preti eroici, intendiamoci bene, oppure sta lì nella sua nicchia, se ne sta zitto e se ne guarda bene da farsi mettere in castagna. Noi conosciamo un prete che è stato uno dei veramente più stimabili preti che io abbia conosciuto, che i miei familiari hanno conosciuto, che i compagni di scuola, di uno dei miei figli ha conosciuto. E i miei figli sono sempre rimasti legati, si è messo contro il potere costituito e è stato accusato di pedofilia. Contro qualsiasi prova, contro la volontà di centinaia di persone che andavano ai processi, è stato allontanato dalla sua parrocchia, dove non solo difendeva i giovani dai vizi della strada, ma si era anche battuto contro un'operazione dei soliti costruttori, i quali, sfruttando del fatto che loro erano in galera, hanno trasformato tutto un terreno su cui non si poteva costruire in un'intera città. Io ho fatto due video girando per quella città e ho ampiamente dimostrato quali erano le vere ragioni per cui il prete è stato accusato di pedofilia. Un'accusa assolutamente campata per aria perché tutti quelli che lo conoscevano sapevano che lui tutto era fuorché un pedofilo. Ovviamente queste cose non hanno contato a niente, le testimonianze dei genitori, dei ragazzi non sono contate a niente, i genitori dei ragazzi che frequentavano le scuole dove lui insegnava religione, morale, filosofia e quant'altro non sono contati a niente e il giudice evidentemente era ampiamente finanziato dai vari costruttori, i quali sicuramente gli hanno regalato un'intera villetta. Allora, se tu non hai nulla da dire in questo momento, io vado avanti su questa Vai, faccenda, vai. perché allora, abbiamo parlato del dottor Salvamo, Sal,
Salmanov, di cui abbiamo letto alcuni passi. Ritorniamo su quello che il noto psicologo e psichiatra Luigi De Marchi scrive sempre di Salmanov, perché poi lo dobbiamo riagganciare ad altre considerazioni che stanno qui. Adesso il vento ha spostato. Del resto, continua De Marchi, sia pure inconsapevolmente, Salmanov indica a più riprese nella sua opera la possibile origine psicogena della capillaroterapia, della capillaropatia. A un certo punto, anzi, egli fa alcune osservazioni che, proprio per le loro inconsapevoli risonanze reichiane, sono per il lettore attento particolari impressionanti. Ora io faccio un'altra piccola considerazione: è possibile che tutti questi medici che prescrivono a man bassa il primo nome che gli viene in testa quando hanno di fronte un paziente non si leggono qualcuno di questi libri? Carrel, e qui ci riferiamo a un altro grande della medicina, Alexis Carrel, che nel dopoguerra è stato uno dei primi premi Nobel della medicina, che nel secondo dopoguerra è stato bandito. Tu calcola che questo qui era una persona, l'autore del famoso L'uomo questo sconosciuto, che è il libro sull'argomento medico, ma visto in un'ottica filosofica onnicomprensiva, ha avuto il maggior numero in assoluto di edizioni. È stato pubblicato in Italia da Bompiani e mi pare che all'epoca, lui, il libro è stato pubblicato nel 35-36, all'epoca questo libro, L'uomo questo sconosciuto, consigli ai nostri amici di, se lo trovano, di pagarlo a qualsiasi prezzo, aveva raggiunto, mi pare, la 20ª edizione. Tra l'altro Alexis Carrel, che era un chirurgo e aveva avuto il premio Nobel in quanto aveva fatto degli interventi veramente enormemente pratici e tecnici, però aveva questa coscienza del medico, tanto da aver scritto ad esempio un libretto come questo, dove sottolinea l'importanza della preghiera nella guarigione. Allora io dico, ma porco Giuda, questi poi sono studi che ci riportano a una settimana fa, esattamente, dove dal punto di vista proprio scientifico si riesce a misurare l'energia sprigionata nel corpo umano dalla preghiera. Esattamente. Allora, mi fa molto piacere che ci siano queste cose, perché ci spiegano anche perché Alexis Carrel è stato messo al bando. Dicevo, non c'era una città francese che non avesse una via intestata a Alexis Carrel. Ma quando uno ti spiega una cosa di questo genere, va contemporaneamente da una parte contro l'industria farmaceutica, ma dall'altra va contro i preti, cioè la guarigione, e va verso l'uomo, cosa che non interessa a nessuno. Allora, la guarigione non avviene per intercessione della Madonna, ma perché hai fatto con una particolare intensità la preghiera. Ripetiamolo, e adesso andiamo avanti su questo discorso. Hai attivato le risorse del corpo per l'autoguarigione. Esattamente, che sono la risorsa più grande che può avere il nostro corpo. Esattamente, che è l'unica guarigione possibile, le altre non sono guarigioni. Dice la medicina classica, medicus curat, natura sanat. Il medico può al massimo curare, è la natura che guarisce. Più di così, ma questa è l'antica tradizione classica che risale a tempi immemori prima di Cristo, posto che sia veramente esistito. Allora, Carrel, egli scrive, lavorando con A. Flexner nell'Istituto Rockefeller, ha constatato che se durante i temporali non si cambia ripetutamente il liquido nutritivo dei tessuti in cultura, questi muoiono. La depressione atmosferica o morale provoca la citolisi, distruzione cellulare, nei tessuti che si trovano in condizioni difficili. La citolisi produce delle tossine protidiche
che determinano un'intossicazione dei centri nervosi. Allora sopraggiunge la stasi capillare, l'invasione dei germi. Questo si ricollega agli studi di Hammer, del medico tedesco che è stato anche messo in galera, per aver fatto queste cose, perché lui ha ricollegato esattamente questo, cioè traumi della persona, shock, dolori e lutti, lo ha collegato all'insorgenza di un tumore. Esattamente. Come ben sanno, posso confermare io e posso dire che il tumore da deprivazione è all'ordine del giorno. Soltanto tra le mie conoscenze io posso annoverare il caso di una mia amica che è morta tre mesi fa massimo, perché non poteva più sopportare di vedere un figlio paralitico in casa, completamente paralizzato, dopo un incidente stradale. Questo figlio non parlava neppure. E siccome lei aveva un locus minoris resistentia, perché fumava in continuazione, il tumore gli è nato lì, non poteva che essere un tumore della gola. Poi ho conosciuto molte donne che dopo la scomparsa di un figlio hanno elaborato un tumore al seno. E questo è quanto dice Hammer, che ha notato come la zona colpita sia quella strettamente legata con la perdita. Perdi il figlio, hai un tumore nell'organo che lo ha allattato. Certo. E questo per dirne una, ma vogliamo continuare su questa cosa, perché poi abbiamo ancora tempo? Abbiamo ancora 7 minuti. Perfetto. Mi sembra degno di interesse che Salmanov, pur non essendosi mai interessato di psicologia e psicosomatica, abbia intuito e sottolineato l'importanza della depressione morale. Il tumore nasce sempre in una fase di depressione, sempre, e la fase di depressione è collegata strettamente ad una vera o supposta sconfitta, sì. Deprivazione, perdita, che in definitiva è l'angoscia creata dalle condizioni di frustrazione e repressione in cui viviamo correntemente. Nella genesi della capillaropatia e quindi di tutte le malattie, ma anche più interessante è forse che egli abbia sottolineato l'importanza della depressione atmosferica e quasi la sua connessione alla depressione morale, già d'altronde segnalata dall'aumento dei suicidi nei giorni di bassa pressione, nell'instaurazione del processo morboso. Non solo perché il rapporto tra le due depressioni potrebbe sempre consentire di ricondurre a fattori psicogeni lo scatenamento del processo morboso, ma anche perché si può qui trovare un'inconsapevole conferma della teoria organica del Reich. Ora, questo qui dice, ma questo l'ha detto lui che è uno psichiatra, sì, lo dico io, ma questo l'ha confermato. Quello che dice Salmanov, confermato da Luigi Di Marchi, è stato confermato da un medico studioso, che è veramente un medico scientista da questo punto di vista. Lui è partito da una tesi puramente razionale ed è arrivato a delle conclusioni. Qual è la tesi razionale? Lui ha notato, questo medico tedesco, ha notato che i comportamenti degli esseri umani sono legati all'ambiente circostante, di cui l'ambiente circostante è caratterizzato anche dai temporali, dai giorni belli. Tutti noi ci sentiamo meglio quando c'è il sole, no? Certo. Come fai a dire che non ti senti meglio? Ma lui è arrivato oltre, ha fatto uno studio estremamente interessante e ha notato che c'erano dei comportamenti diversi a seconda delle temperature. È andato oltre e ha detto: ci sono quelli che ad una certa temperatura hanno una tendenza depressiva e ci sono quelli che alla stessa temperatura hanno una tendenza esaltatoria. È andato oltre, è andato a vedere a che cosa corrispondono le temperature e ha notato che il freddo è legato hanno un aumento della concentrazione di ozono nell'aria e il caldo è legato a una diminuzione della concentrazione di ozono. Fatto questo, ha stabilito dei criteri, no? Anche fisiognomici, per cui ha stabilito
che delle persone che hanno una certa fisionomia, che è legata al fatto che possono, non hanno bisogno di respirare molto, sono quelle persone che stanno bene quando c'è un'alta percentuale di ozono, perché essendo alta la percentuale di ozono abbiamo maggiore ossigeno, no? Contenuto in un atto respiratorio, e quegli altri invece stanno male quando aumenta l'ozono. Ha scritto questo libro, che voglio fare vedere così, dove ci sono solo fotografie di personaggi, questi sono tutte fotografie di personaggi, di attori noti, uomini politici noti, eccetera, in cui fa vedere esattamente come è arrivato, vedi, a tutte queste definizioni, per cui è possibile oggi, ad esempio questo è un tipo F. Goethe. Questo è un tipo F. Tipo F è quello che sta bene al freddo, anche se Goethe stava benissimo, quando veniva in Italia stava benissimo. Però lui è un tipo che, dalla caratteristica del volto, ad esempio, buttiamola lì perché è inutile, quello che a noi interessa è far capire come esiste la possibilità, esistito le possibilità di persone le quali, parlo di grandi medici, sono arrivati talmente a fondo nell'analisi della realtà che tu, imbecille di dogmatico seguace dell'industria farmaceutica, come fai a dire che quelli che inventano qualcosa non sono i benemeriti dell'umanità? Imbecille e delinquente. E certo, e a mettersi per principio contro, mentre uno studio come questo, ad esempio, avvalora proprio quella che è la tesi di base, cioè che l'uomo è collegato, completamente collegato alla natura e a ciò che lo circonda. Non solo. Due minuti? Non solo, ma tu, medico, come fai, se vuoi avere una capacità di diagnosticare certi comportamenti e certe malattie, come fai a ignorare che esiste una possibilità di diagnosi legata, ad esempio, alla fisionomia? Ad esempio, questo medico ha stabilito che la buona parte dei criminali sono i tipi F. Ci sarà una ragione. E qui ne elenca una marea di fotografie, sono tutti tipi che lui ha definito F, di quelli che hanno bisogno di poco ossigeno. Allora, così come il grande medico... Lui è un esploratore del genere umano, come un medico dovrebbe essere. Esattamente, come è stato il professor Nicola Pende, il quale ha creato appunto le varie tipologie caratteriali, per cui se uno ha una certa tipologia non può avere una normalità che non può essere quella di tutti. Certo. Ecco, è chiaro. Quindi, se io vedo che c'è un tipo che ha una particolare costituzione, io so a priori che per lui la norma è una certa pressione. Quindi io dirò che quella certa pressione per lui è la norma. Non mi posso attenere a quello che dice l'industria farmaceutica, che per far vendere i prodotti antipertensivi dice che la norma è una pressione bassissima. Alterano in continuazione i parametri per creare nuove sacche di clienti. Esattamente, esclusivamente quello. E a ciò si prestano i vari medici che partecipano a questi convegni, dove pochissimi fanno delle relazioni e gli altri ci vanno per portarsi a spasso l'amante o qualchedun altro. Comunque continuiamo a raccontare la storia di questi medici che invece si sono interessati all'essere umano e non al guadagno delle Esattamente. Multinazionali. Ne parleremo un'altra volta. Lo stesso Alexis Carrel, negli anni 30, premio Nobel della medicina, grande chirurgo internazionale, aveva scritto questo libro presentando tutte le cosiddette medicine non convenzionali. Meraviglioso. Allora io, questi imbecilli che a tutt'oggi non sanno nemmeno cos'è l'omeopatia, imbecilli, c'è un libro che è stato pubblicato negli anni 30 in Italia, cretini, c'è scritto tutto. Certo, certo, certo. E con questo concludiamo, perché pare che sia rimasto più niente. Bene, bene.